Electronic Arts non poteva certamente mancare con l'appuntamento annuale con i suoi titoli sportivi. Per quanto riguarda FIFA 13, probabilmente appunto lo sportivo più atteso e più interessante per noi italiani, le differenze sono soprattutto legate a miglioramenti e raffinamenti in relazione a invece alle grandi novità introdotte l'anno scorso con FIFA 12, con l'Impact Engine soprattutto e il sistema nuovo di controllo della difesa. Con questo con questa edizione 2013 soprattutto ci sono, lo ripetiamo, dei miglioramenti per quanto riguarda la gestione dei giocatori senza palla, ovvero come essi si muovono nel contesto magari del fuorigioco per riuscire a ottenere degli spazi durante le azioni. Un grande lavoro quindi sui movimenti senza palla e soprattutto un grande lavoro sulla capacità che ha i giocatori della CPU di realizzare dei movimenti e delle azioni che siano coerenti e sempre più realistiche. Inoltre, mutuato da FIFA Street, c'è anche il controllo col Precision 2.0 che consente a giocatori particolarmente talentuosi e particolarmente abili, come può essere Messi o Cristiano Ronaldo, solo per citarne un paio, di avere ulteriori possibilità di fare trick e numeri per esaltare così i giocatori più esperti. Inoltre, particolarmente interessante, il First Touch Control, ovvero la gestione e la possibilità che hanno i giocatori in campo di controllare le palle, magari palloni tesi o palloni alti, in maniera meno semplice e meno immediata di quanto accadeva in passato, dove magari anche difensori dalle qualità balistiche non eccezionali riuscivano a mettere a terra e a continuare a portare avanti l'azione per palle molto difficili da controllare. Al contrario, in questo caso è possibile che il giocatore abbia difficoltà nel ricevere la palla, non riesca a metterla a terra immediatamente, e quindi c'è un ulteriore livello di realismo che contribuisce a rendere FIFA 13 molto più credibile. L'uscita è prevista come al solito per il periodo autunnale, per un prodotto che molto difficilmente deluderà le attese degli appassionati.